Buonasera a tutti e benvenuti al sesto Festival Felix. È la prima volta che ti trovi qua a Premio Felix? Sì, è la prima opportunità che abbiamo di partecipare come partner di questo festival, che appunto è arrivato alla sua sesta edizione e ricco appunto di documentari, di film e di lungometraggi, e che ci consentono appunto di continuare a coltivare la nostra mission, che è proprio quella di allargarci a più ambiti, non soltanto quello della moda, e anzi trovare la giusta sinergia tra il cinema, in questo caso il mondo dello spettacolo, e la moda appunto. Questa sera non sarò da solo, perché a presentare con me c'è un'amica, una collega, una grandissima attrice, Marina Suma. Buonasera Marina. Che meraviglia! Prego Claudio di venire qui. Buonasera. Come mai hai voluto realizzare questo documentario? Adoro il cinema. Adoro il cinema. Bene. Adoro vedere il cinema, soprattutto questi due film. Con questo? Sì, che ho molto apprezzato, anche se veramente avete fatto una che mi sono molto molto veloce, però stimolante. Sì, molto. È un bellissimo film, lo vedrai. Premio Felix a Matteo Balsamo. Grazie. Senti, ma volevo farti proprio questa domanda: come mai hai voluto realizzare questo documentario? Ma documentari sulla malattia mentale ne hanno fatti tantissimi, sì. Bellocchio è stato uno dei primi che l'aveva fatto. Io volevo raccontare l'umanità che c'era dietro queste persone che l'hanno vissuta, che l'hanno vista come i fotografi. In questo film ha partecipato Gianni Berengo Gardin, che abita qua a Milano. Volevo raccontarlo attraverso le loro esperienze, quello cosa hanno vissuto. Bene, allora ti facciamo tanti complimenti, tanti auguri. Grazie. Grazie a tutti, grazie al Premio Felix per averci ospitati, grazie a questo splendido cast, è stato davvero un lavoro di squadra, tanta fiducia e tanta passione, come avete detto prima. Grazie. Grazie a voi. Non posso anticipare molto, però è un corto che ha viaggiato quest'anno, ha fatto più di 50 festival, è approdato a Venezia, perché insomma è una grande soddisfazione. È un corto che tocca delle tematiche importanti, l'amicizia. E faccio così perché il mio amico Max Nardari, siamo molto amici, ci siamo trovati amici per caso, amici di sempre. Questo si chiama Amici di sempre. Ma oltre a toccare l'amicizia, tocca dei temi molto importanti che c'è un'occasione di forse cambiare, chissà. Bene, lascio in sospeso. Grazie Cristian, vediamo il trailer, prego. Diamo il premio a Alicia Maximova per Shakespeare, era inglese? Alicia Maximova. Alicia, ma sei riuscito a capire quindi Shakespeare? Da dove viene? Sì, era un immigrante italiano, e questo film che ho fatto mette i dubbi gravi nella leggenda inglese, ma se posso fare continuazione potrei provare 100% chi era un grande drammaturgo. Bene, sicuramente. Bene, grazie Alicia per questo. Consegniamo il premio a te. Ciao, mi chiamo Rustam Ibrahimov, sono il direttore della fotografia del film Dopo le nuvole, del regista Matteo Paba. Buonasera a tutti, sono Valeria Zadumina, sono produttrice esecutiva di questo film Dopo le nuvole. E siamo veramente felici di essere stasera qui con voi e presentare il nostro film e condividere con voi questo momento di gioia. Opera prima, la motivazione è proprio l'unione delle culture di giovani artisti
con paesi diversi. Ho percepito proprio una riscoperta dei valori umani. Oggi questo momento storico è quello che conta. Grazie. Grazie al festival, grazie a Matteo che ha fatto il film e al resto del cast che è presente. Sì, volevo ringraziare anche io, penso voi. È veramente un cinema, un lavoro, mestiere collettivo, quindi grazie a voi tutti, anche spettatori, anche veramente io amerò. Ricollegandoci a quello che diceva Christian, che rispetto pienamente, è che appunto l'amicizia è, diciamo, il punto di partenza di questo progetto, l'amicizia tra persone da diversi posti nel mondo. Appunto Valeria viene dalla Russia e Rustam è originario dell'Uzbekistan, Kazakistan. La colonna sonora è stata fatta a Bristol in Inghilterra, quindi amiamo il fatto che il cinema dentro questo rettangolo, popoli che parlano lingue e culture diverse possono stare in pace senza, certo, vittime solo con... E dobbiamo dire che insieme a me c'erano tante altre ragazze giovani, ovviamente quasi tutte sotto i 18 anni, e abbiamo prodotto questo film nel giro di 10 giorni in una villa in Toscana, ed è stata un'esperienza davvero molto costruttiva e interessante. Complimenti. Saremo, ci vediamo.